E niente, ah, sono 10 anni che non lo sento. 2013. Si sta bene. 13, 2014, no, meno. Meno. 4, ma ci abbiamo fatto Capodanno assieme. Anni. È venuto qua a farci il Capodanno. E ha pure sboccato che gli ho fatto bere io la roba. Vabbè, poverino, è piccino. E vabbè, io sono un cocchio peso, raga. Però gli è piaciuto perché c'è buono, sa di meno. Dai, 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 metti via che iniziamo. Un attimo. Ciao, figli della grezza, figli della merda. Come state? Come state? Ti ho fatto la domanda, rispondi. Noi ti sentiamo perché avete delle microchip nel computer che noi possiamo spiarvi. Perché il complottismo è una cosa. Poi avete i chip nel cervello, i geni modificati, le onde elettromagnetiche. Sigla! A tutti voi dagli Arcade Boys! Rispondere è cortesia. Ecco. Comunque, in terza intendenza allora, c'è... Allora, i piani di oggi erano ben altri. Però siccome noi guardiamo le tendenze, sì, A, per fare più numeri, sì, due, perché è lo specchio dei tempi e noi commentiamo lo specchio dei tempi. Mi piace questa cosa, certo. Bravo Barlo. Allora, chi abbiamo trovato? Un vecchio amico di Fada che conobbi anch'io, però ha alla produzione, ossia Beko. Beh, che è lo stesso nome delle lavatrici. Beh, no, perché qua manca la C. Comunque, vecchio amico è riduttivo. Cioè, io con Beko ho vissuto per anni... Aveva 18 anni lui quando l'ho conosciuto. Ah, ma ricorda. Siamo praticamente cresciuti insieme. Poi vabbè, per varie vicissitudini abbiamo litigato, non ci sentiamo da anni. Adesso ovviamente si troverà sta cosa e io lo criticherò e lui si arrabbierà ancora. Monte, che non sappiamo che c***o è Monte, è Alessandro Montesi. Io spero che non sia figlio di sarà il figlio del più famoso padre. Senti, non sappiamo chi sia, non ce ne frega un c***o. No, vogliamo solo vedere come fa, come... Ma è uno youtuber o un rapper? Yo! Beh, adesso come adesso non c'è nessun tipo di differenza. Sappiamo benissimo che la differenza tra youtuber e rapper non esiste più dopo che rappa Zoda. Lo stai facendo? Non le ne frega. Dei commenti. Abbiamo letto i commenti. Oggi leggi i commenti. Cos'è che è partito? È partito. Monte, Ula Hoop. Monte, Ula Hoop. Ula Hoop. Perché Hoop? Con due O si legge Hoop. E Hop come si descrive? Hop. Con una O. Hop. Mi ha stimolato l'acidità, guarda. Chi è questo? Che non lo voglio sapere. Questo? Ma perché posso stare zitto? Non ti ascolto, non ti ascolto, non ti ascolto, no. Mi ha finito le medie questi qua. Non ti ascolto, senza nulla discorso. Team d'alieni! Il team d'alieni! È Zoda con un altro angolo. No, è me. Ah, perché è Zoda bello. Ma almeno è più fregno. Sta a recitare. Il turco sotto. La vita che fai, fai te. Una fusione tra mille persone che dicono le stesse cose. Mi hai rotto da tantissimo tempo. Da dopo subito. Da team di alieni mi ha rotto. Ed è la prima cosa che ha detto. Wow. Mettiamoci anche una tipa figa nel video. E invece donate per skippare. Per favore vi prego. Con gli ultimi 28 sembrano 40. Madonna. È anche radiofonico come tempo, eh. Basta. Mi è venuto mal di testa. Impressionante. Questo fa vedere la lingua ogni ripresa, che deve farsi venire in faccia evidentemente. Ah, è uno youtuber lui. Te l'ho detto prima, te lo sei dimenticato. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Allora, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Pro video colorato pastelloso, quindi adatto al suo pubblico di 12 anni, quindi ha preso in pieno. Tempo 2 minuti e 28, quindi ha preso in pieno anche quello, l'attenzione del suo pubblico. Percepiti? 40 per 40 me. Minuti, per 40 una minuti. Partita di basket. Cioè io a metà volevo darmi fuoco alla metà, alla vabbè. Proprio. Produzione Salera. Interessante, molto bella, però sappiamo che Beko fondamentalmente lavora bene, quindi non c'è neanche da parlare della produzione. Ha fatto la roba trappona, quella che mi fa venire mal di testa, sì, quindi sì. Vuol dire che va. Se mi fa venire mal di testa a me vuol dire che va bene. Questi sono i pro, cioè questi sono i pro proprio del prodotto. Il pro sono bello il video, non l'hai fatto tu. Bello il beat, non l'hai fatto tu. Bello il Luna Park, non l'hai fatto tu. E quello sono i pro, capito? Quelli sono i pro. Adesso basta. Barlo. No, io non devo Barlo spiegare. Barlo vi spiegherà i contro di questa canzone. E poi andremo anche a leggere il testo. Perché no, leggiamo il testo. Diciamo il testo. Intanto sei uno youtuber che fa il trap. Originalità. Ma poi che fa il trap? Non è che fai il trap minchione. Ci faccio una canzone trap minchione come quella di Genzo. Faccio una canzone trap e parlo può avere uno youtuber di questa generazione, no? Sì. No, mi piglio pure sul serio. Faccio proprio il trap life. La linguetta. Sono
sono in giro col mio team di alieni. Vi guardo da me, volo altissimo, non vi sento. Ma vi siete rotti il c***o di dire tutti le stesse cose? Zoda. Anch'io, lo voglio fare anch'io. Com'è che si chiama? Zoda. L'altro, quello Madman, come si chiama? Zoda. No, Zoda è quello che diceva Panda. Oh, quello è una merda. Quello era Zoda. E l'altro era? Totalmente differente. Non ti ascolto. La testa che mi gira come una hoop. Quindi lui non mi ascolta perché gli giro la testa. Sì, avrà fumato le cannette? Non lo so. Odio te, odio me. Odio. Cosa importa? Lui odia. Quello è figo però. Lui odia. Anch'io. Sto volando senza una nuvola di scorta. Quindi Goku, primo riferimento ai cartoni animati. No, aspetta. La nuvola di scorta. Quindi lui vola. Però sotto una nuvola che si cade mentre vola c'è la nuvola di scorta. Non è la nuvola che lo porta. È una nuvola di scorta. Oppure sua. Una sorta di Saviano etereo. Classica. Che nuvola. Quindi è un infame. No. Satira, si fa la battuta. Satira. Scuoto i problemi dal mio ISPAC. Ah, lui ha lo zenato quei problemi. Pieno di problemi. Però quando lo... Anche questa è una cosa detta da... Col mio team di alieni, guarda il mondo quanto dista. Perché siamo alieni, stai scherzando. Ma raga, una gioca. Ah, che tristezza. Ma dovreste avere voi avete quanti ne hai? Hai 18 anni? 19, 20? Dovresti avere la creatività che ti esce. Proprio no. A 19 anni avevamo una creatività. Sai cosa riesce da tutti i Becco a 19 lui. Anni aveva i Stay Last, quello spaccava con Raziel. Cioè Becco e Raziel a 19 anni erano riusciti a diventare così fighi da andare in America a essere prodotti per quanta innovazione avevano. Questi dicono cose che dicono tutti. Sai cosa riesce a tutti i pori a loro? La merda. Si vede. L'inutilità delle vostre. Avete tutto e non state combinando un tutto, hanno fatto una roba. C'avete un internet. Prodotto. Ma che potete fare una ricerca musicale noi per sapere un di genere nuovo, o ce lo dicevano quelli grandi, o per caso lo vedevi alla TV, o trovavi un disco e lo compravi a scatola chiusa. C'avete internet, potete fare una ricerca musicale della Madonna, dal giorno zero, da Mozart fino a quello che è uscito l'altro ieri. Videomaker, c'avete tutto, c'avete Becco, fate la trita, la parola d'ordine di oggi è anch'io. È impressionante. Anch'io, non io e autodeterminazione di te stesso, no? Di quello che vuoi fare, di quello che vuoi esprimere, di qualcosa. Cioè, prima di rappare, che sì. La parola d'ordine del rap è usare la parola, assicurati di avere qualcosa da dire e non ripetere a pappagallo quello che fanno gli altri. Se no, fai il pappagallo, ti vesti con le piume colorate, ti metto sopra la spalla un pirata di e fai il pappagallo. Il testo è un mischione tra Gali e Gali. Gali, Sfera, Zoda. No, Sfera e tutto quello che. Tutto quello che di brutto trita poteva partorire questa generazione. Sai quando mi hai immaginato che prendi la trita in offerta? Quella nera. No, tu c'hai la trita in offerta, la prima scelta, la trita di Bovino, sì. Scottona, Piemonte. Ciao Bovino, Alato, ti vogliamo bene. Poi c'è la trita, seconda scelta, che comunque è buona. Buona. E poi c'è quella che compro io quando viene a mangiare Gio. Quella che vado al macellaio, ce l'hai la carne per il cane, sì. Tu prendi la carne per il cane, la lasci fuori una settimana. E questa. Cagnotti. Cagnotti, ecco. Io non questa so. Canzone la chiamavi Cagnotti e veniva a me. Però in tendenze. Sì. Quindi io mi chiedo. Specchio dei tempi. È in tendenze perché tutti i bimbi fan loro l'hanno fatta andare in tendenze? Beh, 600.000. O perché papà comprami le tendenze? Chiedo, non lo so. Lui ha 600.000 iscritti, quindi è normale che molti più di noi. Ma quindi sicuramente noi non lo possiamo parliamo parlare. Perché siamo rosiconi. Però Becco non ne ha così io tanti voglio iscritti, vedere. Quindi va bene, possiamo parlare di Becco. Aspetta, lui fa i video, no? Fa ho riempito di palloncini la camera di Sespo. Sì, ma chi se ne frega? Vabbè, quello che fa da youtuber non mi interessa, alla no, fine no, ognuno no, sul suo canale fa quello che per vuole. Per farti capire? Sì, vabbè. Wow, sì. Ma sei troppo un pazzo! Raga, ho riempito di la camera di Fada presto sul nostro canale. No, ti prego, no, perché lo fa davvero. Ripeto, qualsiasi cosa tocca Becco suona. Anche lui musicalmente, vocalmente. Puoi non toccare più le cacche, per favore, Becco, che anche fa schifo, poi ti gratti la faccia. Anche lui musicalmente suonava. La voce si sentiva che suonava bene sul pezzo. La melodia della canzone è carina, è catchy. Quindi è ovvio che un pezzo del genere suona bene. Ma se ci si ferma ad analizzarlo, no. Sì, aspetta, suona bene quanto vuoi. Suona bene, no, il pezzo, lo sai bene, è il prodotto. Rompe
passa. Ma a te, a me, sì. Questo. Noi, ma anche a Beko, credo. Noi adesso dobbiamo pensare, però, il prodotto, perché ha fatto 1.300.000 visualizzazioni, 650.000 persone che seguono i ragazzi, di un target di 12 anni, perché a vedere quello che pubblica sono 12 anni. Ma questo farà le medie, cosa farà? Sì, le superiori, ovviamente. È tutto un prodotto talmente commerciale, preciso, fatto una confezione di prodotto che tu compri in uno scaffale del supermercato e la metti lì. Pensa quando erano commerciali i Blink erano commerciali. I Sun 41 erano commerciali. Avril Lavigne era commerciale. Che poi ti vai ad ascoltare questi pezzi e era quasi simile ai Paramore. Che tu sai di cosa sto parlando, vero? Ciao!